correndo mi mantengo in forma e guadagno anche dei soldi. Monetizzare una corsetta. Come? La chiave è questo orologio fitness. Misura i battiti cardiaci, la distanza e i passi. Lo trovo comodo per misurare le prestazioni, vedere i miglioramenti. Ma ne approfitta anche il portamonete. La ricompensa arriva dalla cassa malati. Allora, io ho collegato questo orologio fitness all'applicazione della cassa malati e quando faccio un'attività fisica, come può essere la corsa, viene convertita in punti. E poi questi punti, quando si ne raggiunge un certo obiettivo, valgono dei soldi. E quindi la cassa malati paga? E la cassa malati paga, sì. La corsetta di oggi, quanto varrà? Abbiamo corso più o meno 20 minuti, giusto? Esatto, attorno ai 5 chilometri. Quanti punti hai fatto? Abbiamo raccolto 35 punti. Circa 40 centesimi. I bonus di Elsana premiano soprattutto chi, come Samuele, ha delle complementari. Nel 2021 ha sfiorato il tetto massimo di 30.000 punti. Erano attorno ai 28.000, 29.000. E in moneta sonante cosa vuol dire? Erano più o meno sui 400 franchi di buono. Io scelgo sempre il buono e non i soldi contanti. Un sistema di bonus controverso. Dati personali sensibili finiscono infatti nelle mani della cassa malati. Possono sapere quando ci muoviamo e quando no. C'è poi la questione della disparità di trattamento. Chi per ragioni di salute non può fare sport, chi vuole proteggere la propria privacy, ma anche chi ha poca dimestichezza con le tecnologie, è un po' penalizzato, non ha diritto a questi sconti, lo trovi giusto? No, sinceramente no, soprattutto penso alle persone che magari fanno anche tanto sport ma non hanno tanta dimestichezza con la tecnologia, è vero che sono penalizzati. Sono tagliati fuori da questi sconti? Abbastanza, sì. C'è chi è tagliato fuori e chi ne approfitta alla grande. I 400 franchi intascati sono una bella fetta di quanto paga all'anno per le complementari. Siamo quasi al 45% di sconto. Ne vale la pena. Elsana non è l'unica ad accordare questi sconti. È stata però la più criticata per averli estesi anche all'assicurazione di base. Dove le disparità di trattamento sono vietate. Berna ha però giudicato gli sconti ammissibili perché non finanziati con fondi dell'assicurazione obbligatoria. Sulla gestione dei dati, Elsana ha invece dovuto mettersi in regola. La raccolta era illegale. Sharon è istruttrice sportiva. E l'orologio fitness lo ha sempre al polso. Stringi bene il gluteo! Sia quando mi alleno che anche quando non mi alleno. 5, 6. La sua cassa malati, la CSS, limita i bonus alle complementari. Per esempio, questa settimana ho guadagnato 58 active points, che sono i punti dell'applicazione. In soldi sono 5 franchi 80. Sharon accumula punti da poco meno di un anno. Ancora 8! Ancora! E li ha convertiti in contanti. 200, 20, 40 e 60 franchi. In pratica, uno sconto sul premio annuo delle complementari... del 35%. Contenta? Direi. Difficile resistere. Soprattutto se la protezione della privacy non è una priorità. Trovo che sia una cosa, diciamo, normale, quindi anche se passano questi dati alla cassa malati... Secondo lei non se ne fanno nulla di questi non dati? Non credo. CSS assicura non ha accesso ai dati personali degli utilizzatori dell'app che è gestita da terzi. I dati che riceve sono in forma anonimizzata. 1, 2... 3, 4. Privacy a parte, ci sono sportivi che si sentono discriminati. Non conosco lo smart.
Neanche lei usa lo smartphone? No. Sono in semi privata, pago molto e aumenta sempre di più. Quindi le farebbero comodo un po' di sconti. Sì. Seduta di ginnastica organizzata dall'Associazione Terza Età. Molti non hanno nemmeno lo smartphone. Figurarsi gli orologi fitness. Questi sono i passi che ho fatto oggi, più di 2000. No, non li ho mai visti, no. Non mi sono mai impegnata a sapere come usarlo. Quindi non ha diritto a questi sconti? No. Cosa ne pensa? Che mi dispiace. Ma dovrebbero però magari fare dei corsi anche per le persone un po' là con l'età. Se costa il rovesci? Un 100, 150 franchi. Allora, se madani danni da tu, magari lo pensi di no, ma questo più solo orologio che qualche madani. Sono trovecci. Chi ha quello trovecci? Sono trovecci. Qui i premi li pagano fino all'ultimo centesimo. Ci stanno aumentando, questi. E di sconti nemmeno l'ombra. Chi è già, tra virgolette, in beneficia. Mentre chi non è ancora in, praticamente viene discriminato. Sentirsi discriminati. Non solo quando si parla di cassa malati. Questa è la responsabilità civile, casco parziale per mia macchina. Vedo però che è intestata a una signora. Sì, è intestata a nome di mia moglie. Perché? Perché ci costava molto di meno, visto che io sono cittadino serbo. Passaporto serbo, premio più alto. E non di poco. Se Vladimir stipulasse oggi l'assicurazione Zurich, pagherebbe il 61% in più di uno svizzero. E con altre compagnie? Adesso guardiamo, sì. Andiamo a verificare con altre assicurazioni, quindi. Piccolo test online. Partiamo da Helvetia. Per RC e casco parziale l'offerta è di 1.404 franchi. E se Vladimir fosse svizzero? Cambiamo da Serbia a Svizzera. Il premio scenderebbe a 838 franchi. Un'enorme differenza, non è poco. Ben 566 franchi, ovvero? 67% in più per cittadini serbi, ecco. Con basilese, Vladimir pagherebbe il 62% in più di uno svizzero. Il sovrapprezzo sfiora il 50% con AXA. Solo, si fa per dire, il 34% con la mobiliare. Con generali, per contro, la differenza è quasi nulla. Come me lo spiego? Non lo so. Da 2,5% fino a 67% è una cosa da non credere. Tariffe differenziate in base al passaporto. In Europa, per principio, è vietato. In Svizzera no, se le statistiche indicano che un gruppo nazionale causa costi maggiori. Questa è una discriminazione a base di cittadinanza. Secondo me si deve partire di una base stessa e dopo, anni seguenti, se qualcuno fa certi sinistri, che aumenta, è normale. Deve essere individualizzato, secondo lei? Assolutamente. Valutazione del rischio o vera e propria discriminazione? Torniamo alle assicurazioni malattia. Sami Eli, 6 anni, si diverte un mondo a fare i puzzle. La bimba ha la sindrome di Down. Di recente la sua mamma ha chiesto per lei alla cassa malati una copertura di medicina alternativa. Mi hanno telefonato per dirmi che non avrebbero stipulato alcuna assicurazione complementare per mia figlia, dal momento che ha la trisomia 21. Al suo stato di salute individuale non erano per nulla interessati. Andrea Calsey impugna la penna e scrive alla cassa malati. Pretende una valutazione specifica della salute della bimba.
Ma nulla da fare, l'assicurazione conferma il proprio no. Trovo che sia del tutto ingiusto. Contano le categorie e non la reale stato di salute, non la realtà dei fatti. Anche Sasha Lunghi, il papà di Nicolas, si interroga su decisioni che paiono discriminatorie. In questo ambito, la protezione contro le discriminazioni delle persone con handicap è ancora molto debole in Svizzera. Le casse malati possono escludere un bimbo disabile se le statistiche indicano che il rischio di contrarre delle malattie è più elevato. Magari durante tutto il corso della sua vita lui avrà meno problemi di altri. Gli assicuratori malattia, interpellati, suggeriscono di stipulare le complementari prima della nascita. In questo caso, e a volte fino a un mese dopo il parto, non è necessario compilare il questionario medico. I genitori di questa bimba con la passione per la musica hanno avuto un'esperienza diversa. Pochi giorni dopo la nascita hanno richiesto alcune complementari, tra cui la camera semiprivata in ospedale. Pensavamo, può essere utile in caso abbia bisogno di un ricovero. Peter Fuchs ha presentato la richiesta meno di 30 giorni dopo la nascita. E non ha dovuto compilare il questionario medico. Eppure la cassa malati ha stralciato l'offerta per la camera semiprivata. Alla richiesta di spiegazioni via telefono, la risposta è stata agghiacciante. Anche un'autorotta è quasi impossibile da vendere, mi hanno detto. E lei? Mi ha fatto male. Tremendamente male. Sasha Lunghi ha vissuto un'esperienza simile. Nicolas è nato nel 2010. Alla nascita hanno scoperto che aveva la sindrome di Down. All'inizio ci si fa un film di tutte le cose brutte, di tutte le cose difficili. Poi con mia moglie abbiamo detto, no, un momento, cosa stiamo facendo? Torniamo ad oggi, torniamo adesso e affrontiamo la cosa. 4 anni fa, Sasha voleva aggiungere una copertura assicurativa per tutta la famiglia. Io ho scoperto per caso, per curare un dolore al collo, una medicina alternativa che era l'agopuntura. Ha funzionato, ero felice e ho deciso di estendere una copertura simile a me e a tutti i membri della nostra famiglia. Per Nicolas, però, niente da fare. Ce la siamo spiegata per il semplice fatto che lui è affetto da trisomia 21. Sasha non ci sta. Si rivolge a un'altra cassa malati. E gioca tutta la propria forza contrattuale. Il suo asso nella manica? Una famiglia decisamente numerosa. Ho portato in dote 11 polizze e ho posto come condizione che a Nicolas fosse riconosciute la stessa assicurazione, copertura assicurativa di tutti i fratelli e le sorelle. La cassa accetta. Ma una famiglia più ordinaria, quante chance ha? Vogliamo fare un test con alcune casse malati? Ci provo. Primo tentativo. Nicolas ha 12 anni, un bimbo sano, ma con affetto da trisomia 21. Cioè, non pensa che sarà accettata? No, non passa. Proviamo con altri assicuratori. La risposta? 99% del caso è rifiutato. Quindi posso provare, ma lei sa già per esperienza che normalmente i casi come i miei sono rifiutati. Un rifiuto che appare discriminatorio non solo a chi lo riceve. Quindi rifiutato? Viene rifiutato. Mi spiace dover dire una cosa del genere perché io che ci lavoro dentro lo trovo veramente assurdo. Al quinto tentativo prendono tempo. Può mandarmelo via mail il formulario? Bilancio finale? 4 no e 1 valuteremo. È una categoria.
una categoria e quando sentono trisomia 21, la categoria trisomia 21 normalmente è esclusa. Da far cadere le braccia. È sostanzialmente sano, un bambino che ha uno sviluppo leggermente diverso ma sano, ma non si entra in materia. Nel caso di Nicolas, l'unione ha fatto la forza. Ma per tutti gli altri?